Il titolo Bambini umani o robot bambini è un titolo un po', diciamo, con due facce, no? Di fatto, perché bambini e robot, no? Quindi quello che io cercherò di fare oggi, in questi minuti che ho a disposizione, è spiegarvi come stanno assieme queste due cose, perché in realtà, diciamo, è un'oscillazione, no? È un andare da una parte all'altra, no? Che mi ha accompagnato durante tutta la mia vita accademica, no? Cioè studio i bambini o costruisco i robot. Io sono un ingegnere, quindi, diciamo, nel mio cuore c'è quello di costruire le cose, no? Però se devo, in questa vecchia diapositiva, in questa vecchia fotografia in cui sono rappresentato quando ancora non mi tingevo i capelli di bianco, no? Quello che ho sulle spalle è il mio primogenito, no? E lo faccio vedere perché questa fotografia è stata ripresa in un laboratorio di neurofisiologia del CNR, dove allora studiavo, e studiavo cosa? Studiavo lo sviluppo nei bambini, no? Cercavo di capire come durante i primi anni di vita il sistema visivo acquisisce le capacità che poi abbiamo da adulti, quindi oscillazione bambino, no? Adesso qualche anno dopo, forse l'audio non serve, diciamo, è una bella musica, ma qualche anno dopo io non ci sono più in questa diapositiva, però quel bimbetto lì è il mio secondo genito, no? Che gioca con un robot, no? Gioca con una testa robotica di quelle che abbiamo sviluppato durante questi anni. Quindi è stato un po', diciamo, questa caratterizzazione bambino-robot è stata un po' una cosa che mi ha accompagnato lungo tutta la mia carriera, no? Fino ad oggi, fino ad arrivare a dove sono adesso, no? Vale a dire, vediamo un po' se riusciamo a aspettare che si carichi, ecco, dove c'è questa discrasia apparente, no? Da un lato c'è un robot che gioca una pallina rossa e dall'altro c'è un bambino che cerca di afferrare un oggetto, no? Cos'è che accomuna chi cerca di costruire un sistema intelligente e chi cerca di studiare come funziona un sistema intelligente? È possibile che queste due branche della scienza trovino dei punti d'incontro? È possibile che si aiutino l'un l'altro? Quali sono le cose che vengono fatte dall'uno che possono aiutare l'altro? In maniera bidirezionale, non solo in un senso. Ecco, quello che cercherò di fare oggi in questi 12,35 minuti che mi sono rimasti, no, è quello di raccontarvi questo rispondendo sostanzialmente a tre domande. La prima è: perché usare un robot per capire l'intelligenza? La seconda è: perché un robot antropomorfo? Posso usare tutta una serie di robot diversi da un robot antropomorfo. La terza è: perché un robot antropomorfo bambino? Cosa vuol dire un robot bambino? No? Quindi cercherò di andare attraverso questo, velocemente attraverso queste tre domande. Perché usare un robot per studiare l'intelligenza? Io faccio un esempio molto semplice. Se voi avete, tutti noi abbiamo un orologio, no? Se voi prendete un orologio, come fate a sapere, a capire, a studiare come funziona un orologio? Certamente non è sufficiente che lo sappiate usare, neanche che vi leggiate con attenzione tutto il manuale d'uso. Non è neanche sufficiente che io vi dia un sacchettino con dentro tutti i pezzi di questo orologio. Quando ce li avete messi ben bene sul tavolo, in realtà non sapete come funziona l'orologio. Per sapere come funziona un orologio, dovete sapere come questi pezzettini si incastrano, no? Come funzionano, diciamo, uno dentro l'altro, dovete in qualche maniera capire a cosa servono i singoli pezzi e come si incastrano. E l'orologio è un oggetto complicato, ma figuriamoci, diciamo, se ora dovessimo prendere in considerazione un corpo umano, no? Come facciamo con un corpo umano? Certamente tutti siamo bravissimi a imparare a usarlo, no? Giochiamo a tennis, facciamo tutta una serie di cose, ragioniamo, no? Lo studio dei pezzetti già diventa un pochino più complicato, perché veramente, certamente potete studiare a pezzi, cioè chi studia il cervello, chi studia i muscoli, chi studia lo scheletro, chi studia gli occhi, la bocca, potete studiarli a pezzetti, però non potete spaccare, potete se volete dividere un corpo in pezzetti, però poi vi sfido a rimetterli assieme, già con la sveglia, quando eravamo bambini avevamo dei problemi col corpo, figuriamoci, no? In realtà, per capire come funziona il cervello, voi, o come funziona, diciamo, l'intelligenza, dovete provare a mettere assieme tutte queste cose, no? E provare a mettere assieme le conoscenze che voi avete acquisito per ogni singolo pezzetto è una cosa che, nella quale la robotica può dare un aiuto. In realtà è il concetto, appunto, del costruire per capire. Se io riesco a costruire qualcosa, no, probabilmente riesco anche a capire, o anche capito come funziona. Non copiare l'oggetto, ma effettivamente capire perché funziona in quel modo. Quindi non sapere come funziona quel particolare orologio, ma capire come posso immaginare una macchina che misura il tempo, no? Quindi che questo concetto di tempo che poi io posso realizzare con orologi digitali, con clessidre, con tutta una serie di mezzi, no? Però, diciamo, il concetto della misura del tempo e il concetto dell'intelligenza, se vogliamo,
ovviamente molto più complicato, però è un po' quello che volevo spiegare. Un po' l'idea di Leonardo da Vinci, l'ho sentito citare anche prima, no? Che studiava la natura e le macchine, diciamo, e costruiva macchine simili agli oggetti naturali perché voleva capire come funzionavano, no? E non solamente la parte meccanica, perché quello che vedete, il disegno della scapigliata che vedete su questa figura, è la maniera che aveva Leonardo per rappresentare le emozioni, il contenuto, diciamo, oggi diremo la mente, diciamo, in ambito robotico. Quindi studiare il corpo e la mente, che è un po' l'oggetto. Quindi questa apparente discrasia fra l'ingegnere e il neuroscienziato, in realtà è solo apparente, sono due facce della stessa medaglia. L'ingegnere si chiede, ad esempio, quali sono i meccanismi che io devo realizzare in un robot perché possa guidare la sua mano. Il neuroscienziato si chiede quali sono i meccanismi che guidano il movimento di una mano di un bimbo. Entrambi si fanno esattamente la stessa domanda, usano strumenti diversi per rispondere alla stessa domanda. Però, diciamo, la possibilità di... Quindi, un po' l'idea, no, dell'uso del robot per capire, diciamo, come funziona l'intelligenza, no, è sostanzialmente per capire come mettere assieme i pezzetti di questa ipotetica teoria dell'intelligenza che nel corso degli anni stiamo cercando di sviluppare. Quindi posso studiare i pezzetti del puzzle, no? Uno per uno, posso anche immaginare qual è la struttura del puzzle, quindi fare un'ipotesi su quali sono gli ingredienti e dove dovrò andare a mettere qualcosa, però alla fine di tutto devo provare, no? E devo avere uno strumento per vedere se quest'idea, no, questo puzzle che io mi sono costruito, diciamo, studiando queste cose, effettivamente funziona, sta tutto assieme, no? Quindi un po' questo, diciamo, il motivo. Prima domanda, no? Spero di aver dato una risposta sufficientemente esauriente. Perché un robot antropomorfo? Seconda domanda. Voi aprite una qualsiasi rivista scientifica, trovate robot che vanno nello spazio, robot che vanno sott'acqua, robot che assemblano macchine, robot che aiutano il medico a fare interventi chirurgici. Perché non scatenare la fantasia e cercare di capire l'intelligenza usando qualcuno di questi robot? Sono già lì pronti, no? Perché faticare tanto? Ma perché in realtà quello che noi vorremmo fare, oltre che capire e studiare l'intelligenza, il nostro obiettivo tecnologico è anche quello di rendere la tecnologia un pochino più umana, no? Umanizzare un po' la tecnologia. Io in mano dei telecomandi, ne ho in tasca un altro, un telefonino, una tastiera, no? Viviamo in un mondo che è fatto di tastiere. Noi vorremmo cercare di andare oltre, no? Ed è una delle cose, questa idea delle breaking ideas di cui avete sentito parlare. Come facciamo a uscire? Beh, dobbiamo cercare di guardare in direzioni diverse, uscire da quest'idea, no, religiosa dell'ingegnere che prende i pezzetti e li mette assieme. No? E perché? Perché qui, diciamo, siamo arrivati un pochino al limite, non possiamo fare dei cellulari più complicati di quelli che sono, quelli che abbiamo adesso, perché non sapremo usarli, non potremo usare. Questo non è solamente per i signori con i capelli e la barba bianca, no? Ma anche per altri. No? Quindi l'idea che noi vorremmo, quello che vorremmo riuscire a fare è sviluppare dei robot che siano in grado di comportarsi come se fossero umani, no? I vecchi sogni di Alberto Sordi nel film Io e Caterina. In pratica, diciamo, la metafora che tutti quanti abbiamo nella mente quando pensiamo a un robot, cioè di immaginare di un robot che dentro abbia un omino, no? Che si comporta esattamente come se dentro ci fosse un omino. No? Questa cosa qui purtroppo è ancora fantascienza, no? Ovviamente, come lo sappiamo tutti. No? Però abbiamo fatto dei passi avanti, no? E uno di questi è proprio l'aver scoperto attraverso studi di neuroscienza, no? Che il corpo umano, deve, diciamo, che il robot in qualche maniera, se è antropomorfo, ha dei vantaggi. No? Quindi Asimov, quando pensava ai suoi robot col cervello positronico, in realtà aveva ragione. Ma perché aveva ragione? Quali sono adesso i motivi per i quali possiamo dire che Asimov aveva ragione? Un altro esempio. No? Io, diciamo, prendete un cellulare. No? Voi, diciamo, ciascuno di voi ha un cellulare in tasca, no? Pensate, immaginate, diciamo, per usare un cellulare quello che voi dovete fare è leggervi un manuale o comunque avere qualcuno che vi spiega come funziona. E pensate, diciamo, al fatto che un cellulare come quello che abbiamo in tasca, quello che ho in tasca io, ha un manuale di 190 pagine. No? Perché vi sto raccontando? A parte solo 10 per effettivamente usarlo come telefono. Perché vi sto raccontando questo? No? Perché la domanda che uno si può fare è: ma perché quando io collaboro con qualcuno o lavoro insieme a qualcun altro o prima di lavorare insieme a qualcuno non devo leggere il suo manuale d'uso, no?
Pensate un po', se io dovessi leggere un manuale d'uso di un essere umano, io dovrei cominciare a segnare un mucchio di pezzetti intanto, perché siamo più complicati, dovrei metterne un mucchio, fino a trasformare un omino in San Sebastiano trafitto dalle frecce. No? Quindi, ma al di là di questo, pensate al manuale che viene fuori. Il manuale è un oggetto di questo tipo, qui 10.000 pagine, no? Per il maschietto, poi c'è quello per le femminucce che ovviamente sarà altre 10.000 pagine, in parte uguali ma con distribuzioni di contenuti diversi. Quindi perché non abbiamo il manuale per collaborare con gli altri? Ma sostanzialmente perché è proprio il fatto di essere, il nostro essere umani che ci consente di interagire con gli altri senza avere manuali, perché implicitamente usiamo il nostro stesso corpo come manuale degli altri. Facciamo l'ipotesi che la persona con la quale lavoriamo abbia lo stesso manuale d'uso nostro, che conosciamo benissimo perché ce lo siamo sviluppati noi, quindi quello lì diciamo è una cosa che abbiamo nella nostra mente. Quindi l'idea, no, che la forma antropomorfa non è solo importante perché il robot che lavora con noi deve usare il martello, prendere le forbici, quindi deve avere delle mani come le nostre, ma deve anche muoversi come ci muoviamo noi. Come ci muoviamo noi non è indifferente, no? Se io vi faccio vedere questo filmino di un signore che si muove, solamente con dei pallini io riesco a darvi l'idea, io diciamo, voi avete l'idea, vedete l'omino che si muove lì dietro, no? È il movimento che è importante. No? Quindi questa parte, diciamo, che vi consente di fare tutta una serie di cose, come capire, diciamo, se il danzatore è un maschio o una femminuccia. Quindi quello che noi sappiamo dalle neuroscienze è che per fare delle cose noi dobbiamo essere in grado, per capire le cose che fanno gli altri dobbiamo essere in grado anche di farle. Per cui il violinista che ascolta un suono di un violino lo interpreta in modo diverso rispetto a chi lo ascolta ma non sa suonare il violino, perché diciamo, ci aggiunge tutta questa sua conoscenza motoria. Come diceva Italo Calvino, sostanzialmente la nostra immaginazione non può che essere antropomorfa. Noi quando immaginiamo pensiamo sempre come se fossero. E questa cosa è fondamentale anche per trasmettere delle emozioni, non solamente per capire cosa uno sta facendo quando agisce. No? Per cui diciamo la passione di un bacio, come in questo caso, o la tenerezza, la gioia, no? Perché e la bimbetta che ha preso questa tenerezza e vuole condividere questa gioia col fratellino, no? O il fratellino che in realtà sbaglia, no? E non ha capito nulla della tenerezza, no? Però è il meccanismo, che lui ha, diciamo, la parte meccanica che gli interessava in questo caso, no? Quindi un po' quest'idea. Quindi perché un robot antropomorfo? Ora, l'ultima parte della domanda, no? Perché un robot antropomorfo bambino, no? Che per me diciamo, è la cosa forse più interessante. Cosa aggiunge il fatto di studiare un bimbo a questo, diciamo, insieme di cose che vi ho raccontato? Beh, sostanzialmente perché se voi immaginate un sistema complesso come il nostro, non è sufficiente capire come funziona il sistema, ma dovete anche capire come il sistema viene costruito. No? E vi faccio un altro esempio. Se vi faccio vedere questo grattacielo, no? E vi chiedessi come fate a costruire una copia di questo grattacielo e quindi capire come è fatto. No? Se io anche vi dessi tutti i progetti, no? Fino all'ultima vite che serve per chiudere l'ultima porta, voi non sareste in grado di farlo. Perché? Perché per costruire questo oggetto sono state necessarie delle infrastrutture, gru, ponteggi, cose di questo, che alla fine non ci sono più. No? Non sapete come è stato costruito, sapete com'è l'oggetto, ma non sapete come è stato costruito. Ed è questo che manca, diciamo, perché il cervello banalmente non è una bicicletta, non potete dire prima costruisco il cervello e poi vado a studiare come funziona. Il cervello si autocostruisce, l'intelligenza è sempre in evoluzione. E ancora di più, no, vi dico che in realtà è proprio questo essere sempre in costruzione che è la caratteristica principale dell'intelligenza umana. Quindi studiare lo sviluppo è esattamente quello che vi consente di capire come è possibile costruire una mente, no? E d'altra parte costruire dei robot bambini vi consente di capire se effettivamente quello che immaginate è un'ipotesi corretta, no? Se possiamo capire come diventiamo noi intelligenti. No? Quindi è questa duplice cosa. No? Quindi il robot bambino, in realtà, come dicevo all'inizio, è studiare lo sviluppo dell'intelligenza per capire come si costruisce una mente. No? Robot antropomorfo bambino. No?
Quindi, detto questo, diciamo, al di là delle tre domande a cui ho dato una risposta brevissima, vediamo qualche robot, perché altrimenti oramai ho finito il tempo, ma vi farò vedere un po' di robot proprio perché diciamo, è importante. Qui è un po' un'evoluzione, diciamo, dal robot, ai primi robot che abbiamo fatto nel 96, il secondo, l'ultimo, che è quello un po' più noto, no? In cui abbiamo sviluppato tutta una serie di motori, diciamo, è un oggetto che adesso viene utilizzato in diverse parti del mondo. Abbiamo un robot come questo che, diciamo, costruito in Italia, ora, diciamo, lo usano i giapponesi, i coreani, quindi voglio dire anche un po' di orgoglio nazionale, non guasta mai. E cosa insegniamo a questo robot? Ma sostanzialmente insegniamo cose come interagire con gli oggetti, gli insegniamo come toccare gli oggetti, è soffice o è rigido? Lo puoi afferrare oppure non lo puoi afferrare, un po' esplorare il mondo, che è quello che fanno i bambini in fondo, no? Oppure, diciamo, un'altra cosa che possiamo fargli fare è cercare di capire quali sono gli effetti delle proprie azioni, cioè spingo un oggetto e guardo cosa succede, no? Le tre leggi di Asimov della robotica in realtà dietro hanno quest'idea, capire l'effetto delle proprie azioni, che è uno degli aspetti principali. Oppure, diciamo, possiamo far sì che sia in grado di imparare dagli altri, che gli fanno vedere come fareste vedere a un bimbo come costruire un oggetto, no? In questo caso è un'azione molto semplice in cui viene il robot, diciamo, impara, in questo caso un po' per questo particolare esperimento in maniera un po', diciamo, scimmiesco se vogliamo, ma impara a fare le azioni. Quindi cerchiamo di ripercorrere diversi, no? Oppure a socializzare, qui è un'altra serie di esperimenti in cui cerchiamo di capire quali sono i meccanismi che fanno collaborare le persone, no? Qual è il meccanismo che trasforma un semplice gesto in un gesto che provoca la reazione di qualcun altro, no? Quindi il robot che gioca con delle persone, no? E del robot cambiamo certi parametri per vedere quali sono quelli importanti per far giocare, no? Quindi volevo farvi vedere solo il video più importante, quello sulla destra, quello un po' più grande, vediamo se riesco. Ecco, questa qui, vedete, il comportamento del robot che sembra che sia esausto, boom, e si butta per terra. In realtà questa è una vostra interpretazione, perché quello che è successo lì è che si era staccata la spina. Quindi tutto quello che era successo è il vostro cervello che ci ha messo dentro qualcosa di intelligente. Ritornare al discorso dell'antropomorfismo che dicevo prima. Conclusioni, allora, cosa facciamo? Noi studiamo queste cose per capire meglio noi stessi, no? Un valore scientifico. Costruiamo queste cose per sviluppare nuova tecnologia. E la terza cosa che voglio citare, perché è fondamentale, utilizziamo queste cose per sviluppare dispositivi di riabilitazione, dispositivi che aiutano bambini che hanno problemi, diciamo, di disabilità, ad esempio visive o motori. E la cosa che ho segnato in giallo è il messaggio importante, soprattutto perché ci sono molti ragazzi qui, no? Immaginate che il mondo sia un mondo multidisciplinare, diventate esperti di una cosa, perché quello è fondamentale, però tenete le orecchie aperte per quello che dicono gli altri, perché altrimenti queste cose non si mescolano, non si mettono assieme. E chiudo quest'ultimissima slide con la definizione bellissima, secondo me, che ha dato Francesco Cevasco di ICAB, quando ha scritto sul Corriere che è l'umanoide capace di apprendere, che potrebbe diventare un sereno compagno di viaggio nel tempo che non ha ancora avuto luogo, quel domani in cui la scienza non ci farà più paura. E io spero che parte di questo mio discorso vi abbia un pochino infuso questa fiducia nella scienza e nella tecnologia che un po' sta andando via. E con questo vi ringrazio. Grazie.